Allora, subito dopo andiamo veloci perché siamo già un bel po' in ritardo. C'è un intervento che credo che in molti avranno visto perché ha girato tantissimo sul web. Non lo annuncio neanche, guardiamolo assieme. Noi del Movimento 5 Stelle siamo arrivati in quest'aula parlamentare per specifica, libera e unica volontà del popolo italiano. Noi siamo nuovi. Siamo nuovi e per questo poco esperti delle vostre abitudini, delle dichiarazioni cavillose e dei doppi. Lasciate parlare, per favore. Grazie, Presidente. L'educazione è prima cosa. Siamo deputati, ma continuiamo ad essere cittadini e pretendiamo di essere informati in modo chiaro e trasparente. Comportamenti del genere enfatizzano purtroppo le convinzioni sbagliate di chi all'estero ci riconosce soltanto come mafia, intrallazzi e responsabilità, come anziani corteggiatori di nipoti di capo di Stato esteri, come aguzzini diretti o indiretti di dittatori in fuga che pensavano di potersi fidare dei loro baciamano amici italiani. Noi siamo nuovi, signori ministri, siamo nuovi e siamo giovani. Ci siamo chiesti in questi primi giorni di lavoro se saremo all'altezza del compito che il popolo ci ha affidato. Beh, se voi siete tecnici, se voi siete i cosiddetti esperti, non abbiamo dubbi che i cittadini nelle istituzioni sapranno fare molto meglio. Qua sei tra amici e puoi parlare. Alessandro Di Battista! Grazie! Scusate, sono molto timido. Vabbè, io non ho preparato il discorso. E allora vi vorrei dire questa cosa. Regolare. E sapete che lavoro facciamo noi? L'ho capito finalmente. Noi guardiamo la mafia negli occhi tutti i giorni. Questo è il lavoro che facciamo. Una mafia subdola, politica, che non ammazza. Non ammazza, è molto più intelligente, non tutti sono intelligenti, per carità, c'è qualche cervellone, c'è anche qualcuno invece non ci arriva in Parlamento, però c'è questo tipo di mafia, la mafia del salvacondotto a Berlusconi, la mafia che inciucia per salvare il deretano della nomenclatura del PD rispetto all'MPS. Questa mafia, questa è una mafia. Come? Zitto un po', se no non mi perdo. Ecco, mi sono perso il discorso. Però quello che abbiamo detto in quel discorso che ha avuto successo ed è stato un lavoro collettivo, quel discorso è uscito fuori dall'assemblea del Movimento 5 Stelle. Questa è una cosa molto importante, perché qualcuno ritiene che la democrazia partecipata non funzioni. Ci vuole un po' di tempo, ci abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo, è innegabile, ma funziona moltissimo la democrazia partecipata, e quel discorso, che è un lavoro dell'assemblea, di tutti, ne è una dimostrazione. Io credo che, al di là di tante difficoltà, perché non siamo perfetti, non veniamo da Marte, veniamo da questo stesso mondo, credo che abbiamo raggiunto un risultato molto importante. Abbiamo dimostrato a questi politicanti di professione, che sono fondamentalmente dei classisti, oltre che molti dei quali dei delinquenti, che i cittadini nelle istituzioni sono perfettamente in grado di lavorare. Abbiamo colmato un gap, l'abbiamo fatto in 2 mesi, non siamo entrati 10 anni fa o 20 anni fa, 2 mesi fa, e già stiamo proponendo le nostre leggi, le nostre interpellanze parlamentari, stiamo facendo lavoro sul lavoro, che sì, non passa moltissimo perché i media non tutti sono liberi, ma chi se ne frega? Ogni tanto ci viene pure un po' la depressione a star lì dentro, in quella vasca di squali, come dissi a San Giovanni. Ci viene pure la voglia di ma via, io me ne torno sulle Ande, ma lasciamo sto paese a Berlusconi, ma perché non è possibile? Perché gli attacchi arrivano ogni giorno. Guardate che è faticosissimo stare lì dentro. Io non lo auguro a nessuno di fare il deputato, non lo auguro a nessuno. Infatti oggi ci stiamo noi, poi tra una legislatura, 2 legislature, torniamo a casa, e sotto a chi tocca anzi ingrugna, si dice a Roma, perché di questo si tratta. Comunque riflettevo che noi non siamo un movimento antisistema, è il sistema che è contro i cittadini. Però se evidentemente i poteri forti attraverso il sistema mediatico si ribellano e ci attaccano, evidentemente stiamo lavorando bene.
se Berlusconi ci chiama dilettanti allo sbaraglio, ridiamo, gioiamo, siamo contenti, perché evidentemente la strada è quella giusta, la strada è quella giusta, io non ho dubbi. Ci vorrà un po' più di tempo, ci vorrà un po' più di tempo. In questo senso la rete è davvero il futuro, perché stiamo provando, no, con tutti i video di cui parlava Laura, ad eliminare democraticamente gli intermediari politici, che sono i partiti dei quali non c'è davvero più bisogno, che stanno dando gli ultimi colpi di coda, ma sono sostanzialmente animali morenti. Gli intermediari dell'informazione, perché con la rete si può fare informazione, la possiamo fare tutti, e saranno contenti ancora di più i bravi giornalisti, che verranno valorizzati dai cittadini diretti, che saranno i loro, come dire, datori di lavoro anche dei giornalisti e non solo di noi dipendenti in Parlamento. Questo stiamo provando a fare, ad eliminare gli intermediari. Non è facile, ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di pazienza. Io penso che voi nei banchetti, gli attivisti di vaffanculi, ne prendete proprio quotidianamente tantissimi. Molti sono quelli del PD, quelli sono dei gridi di disperazione, sono delle persone comunque frustrate, abbandonate, tradite da un partito di pseudo-sinistra e che vota qualsiasi cosa fa Berlusconi e che vota nella commissione dove io sono stato eletto dai miei colleghi portavoce vicepresidente, eleggono Cicchitto, 30 voti nella mia commissione ha preso Cicchitto, 18 del Partito Democratico, Cicchitto, capezzone alla commissione finanze, capezzone, ripeto, no? Capezzone, se ci fossero il voto di preferenza, neanche alla bocciofila lo eleggerebbero. Guarda, incredibile. Cioè, succede questo, cioè Cicchitto, però è per la prima volta, al di là dei progetti di legge che sono bellissimi, che l'abbiamo fatti, ora li comunicheremo meglio, miglioreremo anche dal punto di vista comunicativo, non è facile entrare lì dentro in 2 mesi, siamo entrati e non sapevamo neanche dove stesse il bagno, ci vuole un po' di tempo, miglioreremo, però intanto ci stiamo prendendo le prime soddisfazioni. Dicevo, al di là dei progetti di legge che sono fondamentali, noi comunque stiamo lì dentro e portiamo la voce del popolo. Non so se avete visto l'intervento di Carlo Sibilia rispetto al MES, al Fiscal Compact, è stato un grande, ma tutti gli interventi, Riccardo, Laura, è un intervento di Daniele Pesco, che è un ragazzo molto timido, dovete vedere che cacchio di intervento che ha fatto con la voce che gli tremava dall'emozione perché credeva in quello che diceva all'interno dell'aula di Montecitorio. E ci togliamo delle soddisfazioni, perché non solo non ci mescoliamo, non ci scongeliamo, ma non diventiamo come loro, perché siamo ontologicamente differenti da loro, perché siamo cittadini onesti, liberi e determinati, e siamo entrati lì dentro senza aver speso un euro di campagna elettorale. E questo significa che possiamo pure sbagliare, ma siamo liberi lì dentro, ed è questo che gli fa il terrore ai politicanti esperti che ci hanno ridotto l'Italia in macerie. Ci hanno il terrore del fatto che noi possiamo votare in piena libertà, in piena coscienza, ci possiamo alzare in aula e possiamo fare gli interventi come ha fatto Riccardo, dicendo le cose in faccia, o come ha fatto Carlo Sibilia, parlando in faccia al presidente Enrico o Gianni Letta, che è la stessa cosa, e senza chiamarlo signor Letta, perché chiaramente è disdicevole. All'ancien regime siamo. Sono belle soddisfazioni. Io ve le racconto un'ultima. In commissione esteri l'altro giorno c'era una capigruppo, c'era Cicchitto, che è Cicchitto, sì, il nostro presidente, votato interamente dal PD, Cicchitto, il PD che vota Cicchitto, che dice: manca solo quello del PD. Allora io, come battuta, ho detto: presidente, tanto ci sta devo del PDL, insomma è la stessa cosa. Lui si è messo a ridere, poi è sveglio. Ah, perché voi com'è che ci chiamate PDL, PD-L? E Carlo Sibilia ha detto: no, è P2, presidente, vi chiamiamo P2. Così. E Cicchitto ha abbassato gli occhi. Allora, non si cambia l'Italia con questa frase, ma intanto stiamo lì dentro e gli diciamo in faccia le cose che pensiamo nelle strade, nei mercati, a Piazza del Popolo. Gliele diciamo in faccia! In faccia! Perché se le meritano, perché ci hanno rovinato la vita. Per cui insistiamo, diamo tutto in questi ultimi giorni, perché non so se prenderemo Roma, ma comunque dei cittadini, tra cui sicuramente Marcello Di Vito, entreranno in Campidoglio e porteranno fuori le carte della CEA, dell'AMA, di Cerroni a Malagrotta, le porteremo fuori. Diamo tutto in questi ultimi giorni, manca poco, voi romani.
Organizziamo il citofono dei domani, il telefono dei messaggini, telefonata, soprattutto a quelli del PD. Li facciamo sfogare in quarto d'ora, prendiamo le parolacce, zitti, porgiamo la guancia tranquillamente e poi gli mettiamo il germe. Però vi è con noi, quelli lì sono disperati, non c'hanno più nessuno. Ma perché sono brave persone, tradite da una nomenclatura che è tenuta per gli attributi da Berlusconi. Deborah Billy mi ha detto non devo dire parolacce e non ho detta nessuno. E sono dei disperati, davvero, e hanno bisogno di trovare qualcuno che gli possa dare una mano. Ascoltiamoli, invitiamoli nei meetup, invitiamoli a partecipare, spieghiamoli punto per punto il programma di Roma. Continuiamo fino alle elezioni di domenica a tartassare amici e parenti, a portare la gente che non vuole votare alle urne, perché comunque poco a poco ci prenderemo anche Roma e continueremo a lavorare. La strada è quella giusta, io non ho dubbi, quindi avanti tutta e arrivederci alle stelle. Viva il Movimento 5 Stelle! Grazie Ale.